Buongiorno mondo, io sono Caterina e benvenuti sul mio canale. Come sapete, e se non lo sapete, molto molto male, ma come vi permettete a non sapere una cosa del genere? L'ho già detto in un altro video. Comunque, se non lo sapete, e per chi lo sa già, mi sto per trasferire insieme al mio ragazzo. Andiamo a convivere. Quindi in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, perché pensavo fosse una cosa molto più veloce, invece è una cosa molto molto più lenta, stiamo cercando di arredare casa, quindi andiamo nei negozi, proviamo i divani, i letti, guardiamo tutto l'arredamento che potrebbe esserci utile per la nostra casetta, ma è molto molto difficile perché non troviamo le cose che ci piacciono, abbiamo gusti completamente diversi, le cose costano un macello di soldi, un bel casino. Bello no, un brutto casino. Quindi oggi ho pensato di fare un video, visto che comunque sto guardando un sacco di video, un sacco di foto, ispirazione per come arredare casa mia. Oggi invece andiamo a vedere come sono state arredate le case degli influencer italiani. Vediamo cosa mi piace, cosa non mi piace, cosa potrei fare per casa mia, cosa non, invece non fare proprio per niente. Quindi sì, andiamo a vedere le case di questi influencer come sono. PS, sono gusti personali, quindi se nel video c'è qualcuno che seguite, che vi piace moltissimo, che siete innamorati, che è il vostro idolo e io commento magari con qualcosa che non mi piace, non insultatemi, perché sono gusti personali. Solo perché dico che magari un divano non mi piace, non significa che non mi piace il creator, non mi piace l'influencer che ha quel divano, ok? Non offendetevi, cioè son gusti, ok? Tutto molto soggettivo, niente per insultare nessuno. Ciao ciao bande, bando alle ciance. Allora, io direi di iniziare dalla casa che probabilmente, anzi non probabilmente, sicuramente senza ombra di dubbio è quella che è costata di più ai nostri carissimi content creator. E chi se non i me contro te, team delle trote. Ho fatto una fatica a trovare dei video sui me contro te, veramente, cioè casa loro è spaziale, una cosa veramente fuori dal normale, che ma neanche quando avrò 90 anni riuscirò a permettermi una casa del genere. Però io la amo, mi piace tantissimissimissimissimo. Quindi andiamo a vedere. Non è il video completo del home tour perché veramente non l'ho trovato. È penso uno dove si intravede qualcosina e poi vediamo la piscina che... Oh! Ma che casa è? Sembra un magazzino. Magazzino? Ma come potete dire che quella è un magazzino? Quella è una villa maestosissima. Che magazzino? Ma magari vivessimo tutti in un magazzino così. Vabbè, un po' sembra magazzino. Ma cosa dici? Ma quale magazzino? Ma che sembra un magazzino questa casa? È moderna, è molto chiara, ma non è un magazzino. Un magazzino ha un divano? Un magazzino ha una cucina? Bello il divano, chiaro. Ha la cucina? Un magazzino? Ma non ho mai visto un magazzino, raga, con una cucina. La cucina non ne parliamo. Mi piace tantissimo, i colori chiari mischiati con il legno mi fanno impazzire. Allora, in teoria il divano che prendiamo io e Andrea, penso che lo prendiamo nelle tonalità del grigio chiaro chiaro chiaro, perché un particolare di casa nostra è che ha il pavimento molto 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 scuro. Io sono un amante del parquet, del pavimento in legno così, con tutta le righe delle sfumature del legno, lo amo, ma purtroppo non abbiamo trovato il nostro pavimento è molto molto scuro, quindi dobbiamo giocare con arredamenti chiari. Quindi il nostro divano in teoria è grigio chiaro 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 chiaro. Vi siete mai chiesti com'è la nostra piscina d'inverno? Com'è la vostra piscina d'inverno? Fantastica. Così. Mamma mia, ma ragazzi, cioè come d'estate, cioè, e anche giuro, la temperatura è come d'estate, quindi in voglia di farsi il bagno anche se siamo a dicembre. Dicembre? Dove cavolo vivono? Dicembre? Le maniche corte e occhiali da sole. Ma dove vivono i me contro te? Quella piscina e quel giardino sono grandi quanto le piscine pubbliche che ci sono qua dove abito io. Nel senso, è quasi più grande della piscina pubblica dove vanno tipo, non so, 1000 persone in estate. E questo dice molto. Piangiamo insieme. C'è il room tour. Vai. È un tour momentaneo perché ci sono ancora cose che devo cambiare, ma già sono molto soddisfatta, quindi ora ve la mostro. Grazie. Entriamo, vi faccio un overview generale.
Appena si entra qui sulla sinistra c'è la cassettiera. Non offendetevi, non mi fa impazzire. Cioè, nel senso, come fa a essere una stanza? Cioè, mi sembra veramente tanto piccolina. Non c'è spazio neanche per camminare a momenti. E ci sta un letto. È di Ikea. Sicuramente continua. Questa la cambierò, infatti se avete consigli sono alla ricerca di una cassettiera che si abbini di più al resto della stanza. Bianca, e anche lo specchio, ormai i dettagli in metallo nero non sono più per questo stile. Piantina e vaso d'IKEA, queste candeline e vassoio. Le decorazioni poi vanno molto a stile, nel senso, non è che sono personali, ognuno decora a casa sua come. Il video dove lo montavamo insieme, però l'ho preso su Amazon. Dalla cassettiera passiamo alla zona letto. La mensola dovrebbe essere di disegno, la pianta finta di Ikea, mentre questo quadro molto particolare di Maison du Monde. Ok, questo video mi sta aiutando perché sta dicendo dove ha acquistato tutto, quindi posso prendere inspo su dove andare a guardare le cose. Grazie Cleo. Questa luce è di West Wing e qui abbiamo il letto. Copriletto bianco di Ikea, questi cuscini più grossi. Quello che non mi piace invece è il letto, nel senso che a me piacciono con la testiera e invece questo qua è semplicemente il fondo, come si dice, l'appoggio del materasso e il materasso che va da parete a parete, tra l'altro, quindi non so neanche, cioè tipo deve scavalcare il letto per andare dall'altro lato della stanza. Come fai? Spiegaci un po', cioè Ah, mio Dio, non ho gli orecchini, che brutto l'orecchio senza orecchini. Vabbè, non guardatemi le orecchie. E ora arriva la casa di un'altra persona super piena di soldoni, perché basta guardare la casa per capire che sono stati spesi dei bei soldi. Elisa Maino. Belle le travi così. Oddio. Le travi mi fanno impazzire, mi piacciono tantissimo. Il cane, che carino! Chloe? Non so come si chiama, Chloe penso. Sì. Allora, ho pareri molto contrastanti, nel senso che mi piace un botto le parti più luminose con le travi in vista stupende, secondo me rendono la casa mega accogliente, calda. Le preferisco in legno, però capisco che siccome partono dal sotto e fanno sopra, forse in legno sarebbe stato un po' too much, ma quando ci sono quelle case con i tetti con tutte le travi in legno fuori, che si... Ah, io impazzisco, mi piacciono da morire. Quelle parti, un bijou, mi piacciono da impazzire. Poi invece tipo il corridoio, il bagno, la cucina. Cioè un po' di elementi scuri, belli. Però secondo me è un po' tanto scura, no? È un po' tanto nera. Un po' cupa. Bello il bagno così. Allora devo dire, bellissimo. Non mi piacciono tipo le asciugamane di Versace, queste cose qua. Mi danno un po', non so, pacchiano. Non so, non mi piacciono. Forse perché non ho i soldi per permettermele. E quindi dico che non mi piacciono. Se avessi i soldi magari mi piacerebbero. Mamma mia, che sogno, una cabina armadio così. Scherzi, Elisa. A te. Nella vita io mi merito una cabina armadio. Sono gelosa. E ora guardiamo la casa della Nicole Pallado. Lei mi piace un botto, raga. Vi giuro, la adoro. Mi piace tantissimo. Guardo sempre i suoi video così. Dire queste parole, ma aspettare ne è valsa la pena, perché ho veramente comprato la casa dei sogni di Barbie. Iniziamo il tour. Allora, appena entrata c'è questo meraviglioso ed enorme open space con salotto, soggiorno e cucina. Così che dividono. L'arredamento che vedete, gran parte se ne andrà, perché la ragazza da cui ho preso la casa me l'ha prestato per un breve periodo. Vabbè, finché appunto stupenda anche senza essere arredata. Ma la cucina, che è secondo me uno dei pezzi forti, rimarrà. Cioè, questa cucina è talmente moderna. Vedete, che tipo, la cucina di Lisa è scura. Questa qua è scura lo stesso, però è in mezzo al legno, al bianco e tutto quanto, quindi va bene, mi piace, la adoro, mi fa impazzire, mi piace tantissimo. Dentro ha un pulsante per accendere un LED. Cioè, queste cose veramente non le avevo neanche Lo voglio anch'io, grazie, prendo spunto, me lo annoto subito. Ma un altro pezzo forte, secondo me, è questo terrazzo. Oltre che essere enorme, cioè è praticamente come avere un giardino, ma senza avere le rogne del giardino. Cioè io ho cose di fiori, piante, non so niente, non voglio saperne. Il suo terrazzo è grande quanto la mia futura casa. Non so se voglio continuare a vedere questo video qua. Letteralmente è più grande
di casa mia il sotterrazzo. Vado a piangere in un angolino. Qui ci sono due scalini su cui mi ammazzerò mille volte. E poi abbiamo terrazze praticamente intorno a tutta pure la casa. Proseguendo abbiamo il primo bagnetto. Questo qui è un bagnetto di servizio. Qua abbiamo il mobile che riprende benissimo il pavimento. Bello. Che appunto è in legno. Che bello. Mentre di qua abbiamo la nostra camera da letto. Mia di Marco. Ma è enorme, ragazzi. Ma lì ci stanno tre letti, non uno. Quella qualitatemi. No, raga, mi fa impazzire questa casa tutta bianca e in legno. Cioè, perfetta, la voglio io. Nicole, non ci conosciamo, non ci conosceremo mai probabilmente in tutta la nostra vita. Voglio casa tua, gratis ovviamente, perché i soldi io non ce li ho. Grazie. Niente raga, questo era il video, io spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace, se non è così lasciate loro stesso perché tanto non vi costa niente e rende felice me. Io sono molto triste perché ho visto tantissime cose bellissime che non so dove comprare. Sono molto in crisi su come verrà fuori casa mia perché io sono molto brava a criticare, ma se poi anche casa mia verrà fuori una cosa brutta non saprò dove nascondermi. Volevo anche reagire alla casa della Space Family che si sta trasferendo anche lei a Torino, se non sbaglio. Soltanto che ho visto il video nel loro canale, ma non si vede assolutamente niente. Grazie per non aver fatto spoiler, così io non posso prendere spunto. Niente, volevo fare anche loro, ma non abitano ancora lì. Dobbiamo aspettare per vedere tutti quanti insieme come sarà casa loro. Sono super curiosa, volevo troppo vederla oggi, ma fa niente. Mi sono un po' dilungata. Ah, volevo salutarvi. Io vi mando tanti, tantissimissimi bacioni e noi ci vediamo al prossimo video. Ah, tra l'altro, commentate magari con che video vorreste che facessi in relazione al trasloco, perché io attualmente sono ancora a casa mia. Ma magari volete un video in particolare del trasloco, a parte l'home tour finale che farò palesemente, a meno che la casa non venga proprio una ciofeca e quindi mi vergogno a farvi vedere casa mia. Quindi a parte quello, fatemi sapere che quali altri tipi di video volete per il trasloco. Basta, chiudo e me ne vado. Commenta con che cosa? Con cosa vuoi commentare? Con profumo. Ciao, ciao amore.